Allora, adesso parliamo di uno sport. Uno sport, la disciplina olimpica anche, ed è, ha molti seguaci, perché è bello da vedere. Parlo del nuoto sincronizzato. Nuoto sincronizzato è uno sport fatto da nuotatrici bravissime che fanno dei balletti veri e propri in acqua con dei movimenti molto leggiadri e perfettamente sincronizzate. Quindi tutti pensiamo a uno sport al femminile, invece no, abbiamo scoperto che ci sono anche uomini che fanno il nuoto sincronizzato. Ce n'è uno che è diventato addirittura un campione di quello sport, che è il primo e l'unico italiano che è stato invitato anche al campionato americano di nuoto sincronizzato. Vi faccio vedere le immagini e poi conosciamo lui, vediamolo. Vediamolo asciutto adesso nella nostra piazza, Giorgio Minisini. Eccolo, buongiorno Giorgio. Come stai? Allora, Giorgio fa una vita d'inferno perché in mezzo alle donne. E tutte belle poi quelle che fanno, insomma, bei fisici, belle atlete. Sportive. Sportive, carucce, quindi insomma sarai invidiato anche, immagino, dai tuoi amici. La domanda è come ti è venuto in mente di fare il nuoto sincronizzato, che appunto è uno sport dove gli uomini sono pochissimi. Guarda, io sono figlio d'arte. Mio padre è giudice internazionale e ha fatto le prime Olimpiadi a Pechino, gli europei a Budapest, gli europei giovanili quest'anno il nuoto sincronizzato da giudice. Gli europei giovanili a Alessandropoli quest'anno. E invece, mamma è nuotatrice. Madre è una delle prime che ha nuotato in Italia. È andata a fare mondiali, europei, quasi tutto. E da allenatrice ha allenato atlete che hanno fatto Olimpiadi, che adesso lavorano a Las Vegas. Quindi. E quindi tu sono figlio d'arte. Sono cresciuto in quel mondo. A 3 anni mi hanno buttato in acqua, solo nuoto, senza nessuna premessa. Poi, quando avevo 4 anni a Roma, c'è stato questo campionato internazionale dove venivano da tutto il mondo, Brasile, Giappone, America. E proprio nell'America c'era quest'uomo, Bill May, che è stato, secondo me, il più forte uomo nella storia del nuoto sincronizzato. Era incredibilmente forte, potente, ma anche incredibilmente elastico per essere un uomo. E tu hai detto, voglio far pure io. Io a 4 anni ho detto, cavolo, allora si può fare. Esiste la possibilità. Anche così. Perché effettivamente poi le caratteristiche sono diverse, giustamente. I movimenti devono essere sincronizzati, però mentre le donne hanno la grazia, la leggerezza, eccetera, certo, l'uomo deve avere anche potenza. Certo. Abbiamo visto sollevare in continuazione persone, buttarle di qua, quindi ci vuole anche forza, ma grazia nello stesso tempo, quindi non è facile. Sì, ci vuole più che grazia, dal mio punto di vista, più eleganza che grazia. Io la grazia cerco un po' di... Vabbè, non esagerando, certo, perché poi... Perché comunque ci deve essere, secondo me, una netta distinzione. Infatti, questa è una cosa su cui lavoriamo tanto, cerchiamo di fare sempre esercizi unici, basati proprio sul fatto che siamo gli unici in Italia a potersi permettere di avere un nome in squadra. Quindi dobbiamo distinguerci dalla massa. L'uomo ha i suoi esercizi che sono diversi da quelli delle ragazze che nuotano. I movimenti. A lui, insomma, però mette spesso la sua forza al servizio delle, delle ragazze. Quindi, insomma, beh, è faticoso. Sì, la maggior parte del tempo sono sott'acqua a spingere loro fuori. Quindi loro respirano e sto sotto, però a fare il click. Una bella soddisfazione. Ecco, ma le tue compagne come si comportano? Cioè, come ti considerano? Un collega, insomma, unico maschietto, un po' coccolato, come funziona? No, io allora ho cambiato squadra 4 anni fa e loro comunque avevo visto a qualche gara, c'era già stato qualche contatto, comunque erano più o meno semi sconosciute e devo dire che mi hanno accolto molto molto bene, mi hanno fatto sentire subito parte della squadra, non mi hanno mai escluso e siamo tutti una squadra giovane. Io sono il secondo più grande, insomma, il più grande è 96, anzi,
C'è una 94. No. Allora, non mi stupire. Nella nostra categoria di che abbiamo vinto una medaglia quest'anno categoria junior. E nella nostra categoria i più grandi sono 96. Poi c'era anche una 92 e una 94. Quindi siamo comunque una squadra giovane. Cioè, in mezzo alla squadra assoluta ci sono 2000. Una squadra giovane che appunto, come dicevi, ha avuto anche dei buoni risultati, ha vinto delle competizioni, insomma siamo una squadra ben con una buona, con un buon curriculum. Sì, proiettata al futuro, siamo con un buon dei più giovani. Ecco, però l'allenamento sappiamo è fondamentale per riuscire ad arrivare al sincronismo perfetto, i movimenti eccetera, allenarsi tanto. In più tu hai un allenamento anche per, insomma, muscolare che ti occorre per quello che fai, quindi quante ore al giorno ti alleni? Sì, allora noi quest'anno ci alleniamo 3 ore al giorno tutti i giorni e 2 volte a settimana 4 ore al giorno, perché c'è anche la preparazione atletica fuori dall'acqua. Poi ovviamente ognuno per sé fa altre cose, quindi io comunque che sono un uomo devo lavorare il doppio sulla scioltezza, quindi io comunque a casa mi devo mettere a farmi tutte le cose di spaccate, tutte le cose di allungo, quindi alla fine il lavoro insieme sono 3-4 ore e poi c'è tutto il lavoro a casa che ti devi fare la mattina prima di andare a scuola, la sera prima di andare a dormire. Beh, adesso gli amici avranno capito che tu sei un atleta, che sei bravo, saranno venuti a vederti, avranno visto quello che fai, ma all'inizio quando sapevano andare a nuotare con le donne ti avranno preso pure un po' in giro, no? Guarda, tra amici si fa tantissimo. E in realtà episodi... Ma anche perché uno si aspetta di venire là e vederti che fai le sì, cose sì. Come le ragazze. Infatti la maggior parte delle cose è quella. Magari. Poi episodi seri in realtà pochissimi, perché comunque si davano un po' un tono. Cioè tutti sapevano che io comunque oltre a fare il nuoto sincronizzato era anche cintura nera di taekwondo. Quindi non facevano un altro tono. Gli spiritosi. E un paio di volte invece è successo con gente che è finita male. E qualche ceffone è volato, sì, ma poi hanno capito che insomma magari poi ti hanno Abbiamo visto. Cambiato le idee. Ti hanno visto e hanno visto che è proprio in uno sport che è peculiarmente femminile, però il ruolo maschile è maschile ed è importante. Quindi i tuoi amici ti vedono quando gareggi, sono anche fieri della tua bravura. L'unico problema è che non ti possono vedere, non potranno mai vederti alle Olimpiadi. Perché purtroppo, mentre il nuoto sincronizzato è uno sport olimpico, nelle Olimpiadi gli uomini non sono ammessi. Sì, c'è questo regolamento che per ora vieta i mondiali e le Olimpiadi ai uomini, quindi solo femminile. Cioè, a fine novembre ci dovrebbe essere una votazione a Doha per ammettere le coppie miste ai mondiali. Quindi noi incrociamo le dita, speriamo che questa cosa coppie, passi. Quindi. Coppie miste, solo coppie miste. Beh, però, è già un inizio. Già sarebbe qualcosa. E incrociamo le dita, speriamo bene. Ok, beh, io ti faccio l'in bocca al lupo per i risultati, per le gare che devi fare. E anche perché, magari partendo dalla coppia, e poi ci possano essere anche le Olimpiadi per chi pratica questo sport, soprattutto per chi lo fa con molto impegno e con grandi risultati. Fra l'altro, sempre per quel discorso che facevamo e anche per togliere delle illusioni alle zitelle qui presenti, tu ti sei pure fidanzato facendo sto lavoro, con una collega? Sì, noi... Notavamo insieme. Di tirarla su, poi. Notavamo insieme, ci siamo conosciuti fine 9. Fine delle illusioni, allora. Sì, sono molto. Beh, giustamente. Vivono di lì. E quindi, insomma, hai trovato anche l'amore. Sì, sì, noi ci conosciamo da 9 anni, poi abbiamo cambiato società, andavamo in macchina, andato e ritorno sempre insieme. E alla fine. Lei ha 4 anni più di me, però stando sempre insieme. Ci siamo trovati, ecco. Dai e dai, come si dice, l'amore è nato. Beh, io ti faccio tanti auguri anche per Grazie. Te, che vada avanti questo tuo fidanzamento, ma soprattutto questo sport bellissimo in cui abbiamo imparato a capire anche gli uomini possono primeggiare. Giorgio, tanti auguri. Grazie per mille. La tua vita, grazie. Per la tua carriera. Grazie a Giorgio Minisini e andiamo in cucina.